Dal Teatro Intrepidi Monelli di Cagliari, Stand Up Comedy Sardegna e Kamba Films presentano Punchline. Diamo il benvenuto sul palco a Alberto Luisa Lancane. Basta così. Come va? Siete pronti? Che entusiasmo, ragazzi. Bene, adesso un paio di battute per voi. Sono una persona poco socievole, poco ospitale. L'altro giorno un mio amico mi invita nel suo appartamento e mi dice: fa come se fossi a casa tua. E io: ok, vattene. Sono un animalista, uno stronzo animalista. Mi piace spesso andare al parco e dare le briciole di pane ai piccioni celiaci. Non so se voi bestemmiate, ma a me non dà fastidio se una persona invoca Dio, se urla il nome di Dio più volte, tipo se dice: oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Non mi dà fastidio, a meno che non lo dica una hostess durante un volo. Lì le cose cambiano. L'altra sera ero in un locale, quando a un certo punto il gruppo ha cominciato a suonare. Allora io ho guardato la mia ragazza e le ho detto: questa è la nostra canzone. E lei: sì. E così siamo andati alla CIA e li abbiamo denunciati. Sti stronzi. Una volta io e mia sorellina abbiamo trovato 20 euro sotto al cuscino. 20 euro. Un euro per ogni dente caduto. La fortuna di avere un padre violento. Andiamo a conoscere un po' il pubblico. Sì, è arrivato il momento, ragazzi. C'è qualche coppia in sala? Alzi la mano che è una coppia. Anche quelle che si vergognano di essere una coppia. Ragazzi, tanto vi scovo. Siete una coppia voi due? Voi due siete una coppia? Ok, adesso la domanda è: perché non avete alzato la mano prima? Come ti chiami tu? So che la domanda è un po' difficile. No? Come ti chiami? Riccardo. E tu? Irene. Irene, Riccardo e Irene. Da quanto state assieme? Un anno e mezzo. Ok. Velocissima domanda. Tu non hai neanche provato a rispondere. Ok, deleghi tutti a lei. Ok. Sto per farvi un test. Siete pronti? Voi ascoltate che può essere interessante. Allora, Riccardo e Irene. Chi di voi due, nell'ultimo periodo, ha fatto più sesso? Perché stai guardando lui? C'è qualcosa che tu non sai. State un anno e mezzo assieme. Convivete? Sì, sì. E dormite anche assieme. Uno di voi due è russa? No, te lo chiedo perché io sono insopportabile nelle ore notturne, è impossibile dormire con me. L'altra sera la mia ragazza disperata mi fa: stanotte Albert hai parlato nel sonno per tutta la notte. E io: lo so, ero sveglio.
Adesso voglio raccontare un episodio spiacevole che mi è capitato. L'altra sera, verso le 2 di notte, ero seduto tranquillamente a casa mia, quando a un certo punto è entrato un ladro. Come capita in queste situazioni, io mi sono pisciato addosso. Ho bagnato completamente il letto. No, davvero, è una storia vera, è tutto vero. Tranne la parte del ladro, però... Conoscete quei dittatori della grammatica? Per esempio, mio zio è un grammarnazi. È un grammarnazi. Nel senso, se ogni volta vede un tipo che scrive in ebraico, gli viene voglia di picchiarlo. Grazie agli antisemiti in sala. Ciao, come ti chiami? Tu. Giulia. Giulia. Che lavoro fai, Giulia? La verità, studio. Studi, sei studente. No, no, va bene. Tu, che sei a fianco, come ti chiami? Cristina. Che lavoro fai, Cristina? L'ingegnere. Ingegnere. No, non va bene. Tu come ti chiami? Sì. Alessandra. Alessandra. Che lavoro fai, Alessandra? Faccio assistenza al cliente. Assistenza al cliente. No, non va bene. Allora, facciamo prima. Per fare la battuta mi serve un notaio. C'è qualche notaio in sala? Colpa degli immigrati che ci rubano il lavoro. Chi è che mi ha detto che faceva l'ingegnere? Tu... Ti piace come lavoro? Trovi stressante? No. No? Ti pagano? No. Ho capito tutto. No, te lo chiedo perché io ho fatto un lavoro stressante, parecchio stressante. Facevo il traduttore simultaneo in lingua dei segni per canzoni rap. Stavo impazzendo. L'altra sera sono andato in una vineria, ho conosciuto una sommelier, ci sono uscito e a letto mi fa... colore bianco. Vedo che l'avete capito a tutti. Ti lascio finire. I miei genitori mi hanno sempre insegnato l'educazione. Infatti, quando sono seduto sul bus e vedo salire una persona anziana, io mi alzo subito. E poi mi risiedo. E poi mi rialzo. E poi mi risiedo, giusto per farle vedere quanto sono atletiche le persone più giovani. Ok ragazzi, non so che minutaggio sono. Chiudo con l'ultima. Come ti chiami? Tu? Elisabetta. Elisabetta, che età è il tuo primo amore? 16 anni. 16 anni, ok. Ti ha conquistato lui o l'hai conquistato tu? Entrambe. Entrambe, contemporaneamente. Ok. No, io, anch'io più o meno mi sono innamorato a quell'età per la prima volta. Mi ricordo che cercai di fare di tutto per conquistarla. E quando scoprì che le piacevano i fiori, sono andato alla fioraia che mi spiegò tutto sulla numerologia e la simbologia floreale. Mi ricordo che mi disse... se le vuoi regalare 12 tulipani gialli, significa che le vuoi dire scusa. Invece mi disse, se le vuoi regalare 36 rose rosse, significa che le vuoi dire che la ami immensamente. Io, ok, ma se le voglio regalare
tre margherite bianche, cosa le voglio dire? E lei, che sei povero. E io, ok, allora me ne dia una. Grazie. Thank you.